Salve a tutti, rieccoci in Selinunte, dove prosegue la ricostruzione del Tempio C. Qui è pronto tutto il colonnato del nostro tempio con le tre tipologie di colonne. Adesso continueremo a costruire questo tempio partendo quindi dall'architrave. Quindi, per prima cosa, apriamo le piante in AutoCAD che io ho aperto precedentemente e su cui ho creato, partendo dai prospetti, la proiezione dell'architrave qui sulla pianta. Sappiamo che l'architrave è formato da blocchi alti 1,30 m che hanno quindi prendiamo un po' di quote. Questo sarà 1,30 m, ecco qui. Eccolo qui. Ok. Ah, e che poi, insomma, questa distanza dalla colonna è 0,6. Eccola qui. Dall'architrave alla colonna 0,6. Allora, iniziamo quindi. Prezzando un cubo. Ecco qui il nostro cubo e adesso continuiamo prendendo le misure. Inizio con questa qui. Prendo misure. 22,8 e prendo questa misura qui. 1,3. 22,8, quindi daremo alla Y 22,8 e alla X 1,3. Build. Y 22,8. E alla X 1,3, alla Z anche daremo il valore di 1,3. Quindi questo è il nostro primo blocco. Lo mettiamo dietro. E adesso prendiamo un altro altre misure. La misura sarà sempre da qui verso qui 62,5625. Me lo copio questo blocco, Alt e tasto sinistro del mouse trascinando. Non dovrebbe copiare. E quindi la misura che devo mettere è 62, alla X devo mettere la misura 62,5625. Allora, questo qui lo lascio perché mi servirà dopo, perché questa è il cubo che comprende tutto l'architrave. Me lo copio giù e adesso mi fermo quel rettangolo che mi serviva prima, che avrà alla X invece, alla Y in questo caso, la dimensione di 1,3. Ok. Adesso mi manca solamente adesso mi manca solamente una misura.
natura. Io prenderò questa, in questo caso prendo questa, quindi prendo altre due misure, le prendo, poi le aggiustiamo. Allora, un altro cubo avrà come dimensioni Y 20,2625, copio, Alt, il tasto sinistro trascinando, 20,2625 alla Y. Mentre alla x daremo il valore di 52,40. Venti, virgola, 26, 25. L'inverso, quindi, sbagliato. Adesso liberiamo tutti i pezzi. Inizierò col prendere come riferimento questo cubo qui, questo parallelepipedo qui, e iniziamo quindi a fare le nostre copie. Keep select, copy select, center. Lo copiamo sotto. Lato, edit, tasto destro, menu a cerchio, edit, canc per cancellarlo, selezioniamo questo parallelepipedo qui, sempre bacchetta magica, keep select, copy select, center. Copiamolo qui e adesso prendiamo come riferimento questo qui. E quindi keep select, copy select, center e lo mettiamo qui. Questo nel frattempo possiamo cancellarlo sempre con questo cancio. E adesso ricopiamo sempre il primo parallelepipedo a fianco. Quindi, bacchetta magica, keep select, copy select, center, e lo mettiamo qui sotto, riprendiamo questo qui, edit, tasto destro, edit, bacchetta magica, facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto dall'altro lato, eccolo qui. Questo lo cancelliamo, tutti e due, e adesso dovremo copiare ancora una volta questo qui a fianco qui. Questo lo possiamo, lo lasciamo ancora qui, e ci mettiamo lo possiamo cancellare, sì. E ancora una volta procediamo per i laterali nella stessa modalità, a fianco, sotto. Io lo faccio già entrambi i laterali, a fianco, preso quest'ultimo che non abbiamo usato ancora.
ora. E quindi, sempre nella stessa modalità, lo metto qui. E lo metto qui. Come vedete, questa tecnica forma tipo un unico cubo, che quindi ci permette alla fine di avere una sorta di stampo formato da dei prim. Quindi alla fine andiamo a cancellare i prim che non ci servono, quindi questi qui che sono, diciamo, come le prime stampe con le lettere che andavano posizionate. Andiamo a cancellare queste forme e alla fine avremo il nostro architrave. Ok, non dovrei eliminare anche questo, però lo tengo ancora perché mi servirà come riferimento per posizionarlo al di sopra di tutto. Linko tutto, compreso quello superiore, questo qui. Selezionando appunto questo qui, questa copertura per ora, per ultima, e linko con la combinazione Ctrl L. Come vedete, l'ultimo oggetto linkato è quello giallo, e ricordatevi che se noi diamo delle determinate proprietà a un prim che alla fine verrà linkato con altri oggetti, dobbiamo sempre ricordarci di linkare l'oggetto con tutte le caratteristiche che noi vogliamo dare all'oggetto che ne uscirà da questo linkaggio di prim per ultimo. Quindi adesso io voglio dare a tutto il mio architrave la stessa angolazione che ho dato alla base, che è di 356 z, quindi a z darò 356. Ecco qui. Adesso non mi resta che semplicemente posizionare qui al di sopra il mio architrave, anche se devo controllare sì che appunto la base, l'ultima base, sia questa, perché il mio architrave prenderà appunto il centro dell'oggetto in giallo in questo caso, e quindi mi va bene che sia l'ultimo gradino con la pianta, quello ad essere stato linkato per ultimo. Nella stessa modalità io vado a copiare sul centro. Adesso dovrò semplicemente portare il mio architrave all'altezza delle colonne. Questo lo potremmo cancellare. Ctrl Alt L slinco. Ecco qui. Rilascio i comandi. Quindi adesso gli oggetti non sono più vincolati. Cancello questa specie di coperchio. Ed eccolo qui il mio architrave. Adesso dobbiamo verificare delle accortezze che ci saranno molto utili quando tra poco andremo a inserire la texture. Siccome dobbiamo dare la sensazione dei blocchi, ridimensioneremo leggermente le dimensioni, anche se alla fine il totale delle dimensioni non cambierà. Quindi io toglierò qualcosa ad ogni dimensione. Proviamo a mettere un 4. Qui. Sto ridimensionando in modo, guardate, che appunto non si vadano a sovrapporre le facce.
qui faccio la stessa cosa dagli altri lati. Punto 7. Devo restringermi ancora più, però lasciamo stare così e farò la stessa cosa anche dietro. Punto 7. Adesso quell'effetto non si nota più e infatti l'architrave sembra un unico pezzo. Adesso passiamo ad aggiungere la texture. Come facciamo? Prima cosa io ho trovato un particolare dell'architrave, ma ho anche estratto da una documentazione messa a disposizione una foto sul numero dei blocchi, che ci sarà molto importante. I blocchi sono molto differenti. Ma in questo caso a noi servirà per lo più vedere il numero di blocchi in modo che appunto il numero dei blocchi si veda appunto anche su questo tempio, questa ricostruzione qui. E quindi io importo quella foto lì da cui ricaverò i miei blocchi. Eccola qui. Me la sistemo qui, su un cubetto. Mi importo anche le texture che io ho preparato per i blocchi dell'architrave. Ho preparato due texture, le texture che si vedranno lateralmente ai blocchi e la texture che si vedrà al di sopra e al di sotto della texture, dell'architrave. Quindi questa è architrave laterale. Poi ho un architrave sopra e sotto. Velocizzare un po' questo procedimento, io utilizzo un comando che si chiama Select Text. Utilizzo appunto per inserire le due texture in modo molto veloce, utilizzo questo comando che si chiama Select Texture, cioè che io vado a selezionare le facce su cui voglio inserire la mia texture. Qui. Momentaneamente metto la stessa texture. Ctrl metto la texture laterale. Ok. E adesso con Select Texture mi vado a selezionare tutte le texture superiori, tutte le facce superiori e inferiori. Con Alt seleziono più fa. Quindi seleziono una faccia, poi Alt e continuo a selezionare tutte le altre facce. Metto questa texture qui, eccola qui. E adesso faccio Edit per ritornare
alla mia modalità normale e quindi inizio a lavorare un po' sui vari lati. Quindi slinkerò solamente questi due perché so che il numero dei blocchi delle altre tre dimensioni del mio architrave sono identiche. Quindi così eviterò di svolgere la stessa mansione più volte. Quindi su queste facciate, sulla facciata frontale abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5 blocchi. Ripeterò quindi 5 volte orizzontalmente la texture. Come vedete, poi dovremo anche modificarla qui. Quindi seleziono ulteriormente sopra e sotto. O cambio il valore tra l'orizzontale e la verticale, quindi metto 1 e 5, oppure posso ruotare la mia texture di 90 gradi. In questo caso ruoterò la texture di 90 gradi, quindi a questo comando metterò 90. Ecco qui. E questi sono i blocchi. Adesso faccio la stessa cosa per gli altri due lati. Vediamo quanti blocchi ci sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 blocchi. Quindi in orizzontale darò il valore di 16. Vediamo se corrisponde. Adesso possiamo linkare il tutto insieme per avere un unico blocco. Spostare dietro, ed eccolo qui. Build generale, chiamiamolo architrave. Allora, anche l'architrave è stato posizionato sulla nostra colo sulle nostre colonne e adesso continuiamo per una nuova parte e quindi continua la ricostruzione del tempio C in Edmondo, nella regione Virtual Selinunte.